Kiros, produzione abbigliamento in pelle per le migliori grip, Armani collezione uomo, Moncler, Kenzo, Duvetica e molti altri. Kiros è il principale sostenitore della Fossaltese Calcio. Kiros, via del lavoro 4, Fossalta di Porto Gruaro. Il tuo veicolo industriale lo puoi trovare da GP Auto a Villotta di Chioms. GP Auto è l'azienda dinamica e giovane dove puoi trovare veicoli industriali di ogni genere, auto d'epoca ed occasione. Per il tuo veicolo prima passa da GP Auto, uscita a 28 a Villotta di Chioms, Pordenone. GP Auto, telefono 0434 630 560. Prima passa da GP Auto. Vito Corvetta presenta Concord Auto a Concordia Sagittaria. Carrozzeria, servizi e riparazioni cristalli, noleggio auto e pulmini. Concord Auto, per qualsiasi problema, contattaci. Concord Auto è in via Fratelli Cervi 27 a Concordia Sagittaria. Telefono 0421 70 36 63. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Assinvest. Consulenze aziendali, promotori finanziari e previdenziali, addetti al settore assicurazioni, consulenze rischi a persone, servizi e consulenze sinistri. Assinvest, agente generale Leonardo Moretto. Assinvest è presente nel territorio portoguarese e limitrofo da quasi 40 anni. Diciamo che la nostra attività principale è quella nel segmento assicurativo e poi si è allargato anche all'attività finanziaria. Assinvest. In via Vivaldi 3, a Porto Gruaro, telefono 0421 27 32 58. CMC Venezia, personalizzazione e abbigliamento sportivo, abbigliamento promozionale, trofei per premiazioni. In via Alessandro Volta, a Torre di Mosto, telefono 0421 31 25 08. Abbigliamento sportivo personalizzato, CMC Venezia, sponsor Smekaurle Basket. Buonasera gentili telespettatori a questo nostro appuntamento con Punto Sport, lo sport del Veneto orientale che come è nostra consuetudine andiamo ad iniziare prendendo in esame il fine settimana della pallacanestro. Un weekend positivo per la maggiore delle rappresentanti del BVO, la Smekaurle, che in Serie C Gold al Palamare ha fatto la voce grossa con Monfalcone vincendo per 88 a 76, in tal modo riscattando il passo falso del turno precedente. E allora subito a Caorle vediamo quel che è successo nel prossimo servizio. 5 su 5 in riva all'Adriatico per la Smekaurle. La marcia casalinga dei gialloblu non conosce ostacoli. Al Palamare è caduta anche la Falcon Star Monfalcone con il punteggio di 88 a 76. Caorle ha subito allungato mettendo a segno con Kresnar, Gelormini e Rizzetto uno score di 8 a 0, parzialmente arginato dalla reazione coliziana. Si prosegue su questi schemi sino al riposo con i padroni di casa a cercare il break decisivo, successivamente rintuzzato dagli ospiti, tanto che il tabellone segna 24 a 21 al termine del primo quarto. La Smedecol in via definitiva all'inizio del secondo, prima con i canestri di Kresnar e Cucchi, poi con le triple di Gelormini e Biegovic, che firmano un parziale di 10 a 0, che al dodicesimo porta il vantaggio a più 13 sul 34 a 21, che successivamente Caorle controlla con autorevolezza sino al termine. Beh sì, è quello che si diceva anche la volta scorsa, sembra che in casa ci si esprima meglio. Io spero che non sia così, perché sì, sarebbe bello ripetersi con queste prestazioni anche fuori casa, e la partita che ci aspetta servirà anche a dimostrare questo, spero. Quindi Spilimbergo, sulla carta insomma la differenza di valori in campo c'è. I problemi nascono quando sulla carta le cose sembrano facili, e invece ci aspetta una partita molto dura contro una squadra che ha proprio appena dimostrato che proprio contro squadre che sono ben attrezzate possono vincere. E noi tra l'altro ci siamo scottati già più volte con queste considerazioni e speriamo di ripeterci ed esprimerci, come dicevo prima, agli stessi livelli con cui ci siamo espressi e ci esprimiamo normalmente anche in casa. La situazione in infermeria? La situazione per adesso vede un recupero parziale di Marco Zatta, che volutamente ho tenuto parecchio in panchina anche nell'ultima partita, e poi abbiamo un po' di problemi con le influenze, perché oggi avevamo un paio di giocatori fermi e speriamo di recuperarli durante la settimana.
un campionato che comunque sta delineando i suoi valori. Sì, anche perché è ancora un po' presto, ci sono delle squadre che hanno un po' meno punti rispetto a quelli che ci si aspettava, ci sono delle squadre che stanno rispettando un po' il loro tabellino di marcia e quindi è ancora presto, siamo a metà del girone d'andata, ci vorrà almeno la fine di questo girone per poter dire quali saranno un pochettino i veri valori che si potranno esprimere. La pallacanestro Portogallo invece si è resa per 75-70 sul campo degli Udinesi del Feletto. Siamo stati da coach Alberto Toniolo. Per riuscire a giocare a livelli decenti come squadra bisogna allenarsi. Noi ci alleniamo in 4-5 per problemi di infortuni, di numeri, di problematiche scolastiche, perché i ragazzi studiano fuori e vengono a allenarsi quando possono, quando non hanno lezione fino a tardi. Quindi il nostro unico allenamento assieme è il venerdì. È troppo poco per competere con una squadra che ad esempio aveva una fisicità notevolmente superiore alla nostra. Stiamo per il momento facendo notevolmente meglio di come ci alleniamo e di quanto ci alleniamo, però non è sufficiente perché ad esempio la partita con Aviano l'abbiamo rimessa in piedi in qualche modo, però alla fine non ne avevamo più per riuscire a portarla via. Stessa cosa vale per la partita di sabato sera, l'abbiamo rimessa in piedi, siamo arrivati punto a punto, ma nel momento in cui dovevamo produrre qualche punto da sotto non avevamo nemmeno il coraggio di entrare per via della fisicità che avevano questi, che avevano dimostrato fino a quel momento. Se durante le vacanze di Natale, che è un periodo di sosta dalle lezioni scolastiche, quindi corsi universitari fermi, riusciamo ad allenarci 3, anche 4 volte assieme alla settimana, poi potremmo avere un buon inizio di girone, un buon inizio di anno nuovo, diciamo. Però dipende da quanto e come ci alleniamo. Se cominciamo ad esserci tutti e abbiamo una buona qualità in allenamento, secondo me la squadra può fare bene. Bisogna vedere in quel momento lì se ci saremo tutti, ci sarà la disponibilità, non la volontà, proprio la disponibilità fisica da parte di tutti di allenarsi. E con coach Toniolo, che ricordiamo è anche responsabile tecnico del settore giovanile del BVO, abbiamo fatto il punto della linea verde. Ma noi abbiamo due squadre under 18, una gioca all'eccellenza facendo fatica perché non ha grandissima fisicità e un'altra gioca all'elite dove il livello è più basso e si sta distinguendo con buoni risultati. Nella prima squadra, nell'eccellenza, c'è un ragazzo che con noi gioca con una certa frequenza, in prima squadra gioca con una certa frequenza, producendo anche abbastanza, che è Eugenio Rota. Però ci sono qualche altro ragazzo che viene a allenarsi, tipo Davide Vucic o Marcello Caruso. Inoltre c'è qualche ragazzo buono di questi che si allena con la Serie C di Caorle e c'è qualche ragazzo della squadra Elite, cioè quella un anno più giovane, che viene a allenarsi con noi. Tutto sommato non ci sono dei crack, però con dei ragazzi di buona volontà che hanno anche lo spirito di sacrificio giusto, questo sì. Poi abbiamo l'Under 16, che è una squadra fisicamente molto molto buona, sono più alti di tutte e due le squadre Under 18, a per cui manca qualcosa. Io non so se manchi qualcosa in fatto di amalgama, se manchi qualcosa in fatto di cuore, di volontà, di disponibilità a dare. In questo momento è uno stadio ancora embrionale, ha giocatori con delle capacità notevoli, con delle qualità sicuramente di interesse, però in questo momento sono molto in punta di piedi. Poi abbiamo l'Under 15 che invece, eccetto un paio di giocatori, fisicamente valiamo molto poco e non abbiamo nemmeno tantissima futuribilità, però hanno cuore, dedizione, voglia di fare e lo riprova il fatto che abbiamo battuto Pordenone in casa loro e che due settimane fa e che ieri si è vinto con Trieste. Sono due risultati all'inizio del campionato, può anche non voler dire niente, però sono state due partite tirate che questi ragazzi con il cuore, con la volontà, col sacrificio hanno portato via. Oh, per ora bene, però potremmo dare di più, per esempio abbiamo perso una partita che potevamo vincerla molto facilmente. Potremmo vincere tutte le partite, almeno arrivare quarti in campionato per poi fare la fase
contro le squadre più forti. Invece l'anno scorso siamo arrivati quinti e abbiamo fatto la fase contro le squadre più scarse, diciamo, del campionato, quindi potremo dare di più e fare molto meglio. Infatti il coach anche lo scorso anno, mi ricordo, nella fase finale un po' si era arrabbiato perché da parte vostra non c'era quella concentrazione magari per tutta la partita. Sì, appunto. Quindi è un problema, diciamo, che si sta ripetendo anche quest'anno. Cioè un po' sì, ma forse siamo messi meglio rispetto all'anno scorso. In Serie C femminile invece la Polisportiva Concordia è scesa in campo lo scorso fine settimana in quel di Casarsa per mettere un ulteriore mattone nella corsa verso la fase finale della Serie C friulana. Le biancorosse hanno letteralmente passeggiato vincendo per 36 a 63, mostrando di avere tanta qualità in più ed innescando in tal modo la prima fuga in classifica della stagione, seppur a braccetto con il Cusignacco, l'unica rivale accreditata per contendere la Serie B alle concordiesi. Domenica sfida al Pala Valerio contro lo Sporting, ancora fermo a quota zero. Apriamo la pagina del volley occupandoci come al solito di Serie B1. La Pallavolo Motta ha inanellato a Brugherio in Brianza il suo terzo successo consecutivo. I biancoverdi di coach Lorizio si sono portati a condurre sul 2-0, dovendo poi fare i conti con la reazione d'orgoglio dei padroni di casa che si sono aggiudicati il terzo set per 25-20, favoriti anche dall'ormai cronico calo liventino, diventato ormai costante in ogni terzo parziale. Tuttavia hanno saputo reagire portandosi a casa una preziosa vittoria per 3-1 che permette di restare in scia delle prime della classe in attesa del match casalingo di domenica prossima che vedrà i liventini ospitare al Palagrassato i torinesi del Sant'Anna. Scendiamo adesso in Serie B2 maschile dove finalmente il volley team club Bibione Mare Arex ha rotto il ghiaccio centrando un prezioso successo ai danni del Monselice. È finita al tie break con i veneziani costantemente ad inseguire. Sentiamo coach Baldissin. Oggi siamo riusciti a portare a casa una partita molto importante. Monselice ha lottato come noi dall'inizio alla fine. È stata molto brava perché fin dall'inizio è riuscita a commettere meno errori di noi e infatti ha portato a casa il primo set. Il secondo set invece siamo riusciti a imporre il nostro gioco e siamo riusciti anche a vincerlo abbastanza facilmente. Poi il terzo set è stato nuovamente un punto a punto, infatti abbiamo perso i vantaggi 28-26 e questo ci ha fatto anche un contraccolpo che nel quarto set siamo partiti 7-2 per loro. Bravi ragazzi a reagire, a riuscire a recuperare con piccoli break e portare a casa il quarto set. Il quinto invece siamo riusciti a imporre dall'inizio, siamo riusciti a prendere un break e questo ce lo siamo portati avanti fino a fine partita. Vittoria importante dopo tre sconfitte, anche se 3-2, ma vittoria importante. Sempre dai break, l'OCM Portoguaro è stato sfortunato protagonista in Serie C maschile, con i biancoverdi che hanno giocato alla pari sul proprio campo davanti al Giorgione. A tal proposito abbiamo avvicinato Michele Milan e coach Corrado Pilot. Vediamo. Sì, è vero, un peccato, ci siamo giocati tutti i set alla pari con una squadra forte, sicuramente una delle squadre più attrezzate del campionato. E peccato aver perso dei set, soprattutto il terzo, in modo rocambolesco nel finale. Per demeriti nostri portiamo a casa stasera solo un punto. E stiamo lavorando però nella maniera giusta, siamo tornati concentrati in allenamento e in partita si vedono i risultati. E quindi speriamo di portare a casa qualcosa in più nelle prossime partite. In queste ultime partite qui in casa abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela un po' con tutte, per cui non dobbiamo abbassare la testa, dobbiamo continuare a lavorare prima o dopo, sicuramente lavorando bene i risultati arriveranno. Tie break in casa contro una squadra molto attrezzata, sapevamo che era una partita difficile, l'avevamo preparata discretamente in settimana e secondo me ben anche... Abbiamo fatto bene, abbiamo portato via un punto, peccato per l'ultimo set, ma hanno un giocatore, Castelfranco è un giocatore che è veramente fuori categoria, ha fatto il cattivo tempo, soprattutto il quinto set, l'abbiamo limitato nei set che abbiamo vinto, però un giocatore molto forte, l'abbiamo pagato, vabbè, comunque
diciamo che rispetto alla partita di sabato, anche se sabato abbiamo vinto, abbiamo fatto un bel passo in avanti. In casa giochiamo sicuramente meglio, siamo più sicuri di noi e questo ci permette di stare alla pari con squadre, secondo me, più forti di noi. Il girone A della Serie D femminile invece ha regalato un interessante derby tra Lama San Stino e San Donà. In rivalivenza sono passate le ospiti per 3-1, una battuta d'arresto indigesta per le ragazze di Coach Nicola Strumento, che ieri sera sono scese nuovamente in campo per il posticipo con il volley spresiano. È finita 3-0, partita mai in discussione, come testimoniato dai parziali che hanno visto le sanstinesi vincere per 25-15, 25-19 e 25-11. Adesso la prima divisione femminile, dove Portoguaro e Concordia si sono imposte alla grande. Il Portoguaro con il dolo, le concordiesi davanti alle dirette concorrenti del volley Clodia per un posto nelle posizioni di vertice. A Concordia ci siamo stati, le biancorosse in campo col dente avvelenato per la brutta ed inattesa battuta d'arresto rimediata nel turno precedente in quel di Terraglio, sono salite in cattedra sin dai primi minuti imponendosi con grande autorità. Sentiamo coach Federico Zago e Giorgia Erbetti. Ottima prestazione questa sera, siamo riusciti a portare a casa 3 punti importanti contro la seconda in classifica, una partita che potremmo dire senza storia perché i parziali sono stati decisamente a nostro vantaggio tutte e tre. E arrivavamo anche da una partita difficile dove a vantaggio 2-0 la settimana scorsa ci ha recuperato, abbiamo perso 3-2, la squadra aveva voglia di riscatto. Sinceramente non abbiamo lavorato bene durante la settimana, però guarda caso è sempre così, dopo la prestazione sabato arriva sempre. Felici per questi 3 punti e adesso guardiamo con attenzione le prossime 2 gare, entrambe in trasferta. È stata una bella partita, è stato molto importante vincere, soprattutto per la classifica, perché erano le nostre dirette concorrenti. Speriamo di continuare ad andare così. Il rugby vi è offerto da Eurodolce SRL, sponsor ufficiale del Rugby Portogruaro. Eurodolce SRL, via dell'Industria a Maserada sul Piave. Telefono 0422 777 628. Spazio adesso alla palla ovale con il successo della Serie C2 del Rugby Portogruaro contro il Rugby Azzano Decimo. È stata una partita piuttosto facile dal risultato scontato sin dalla vigilia, 34-12 il finale. Sentiamo coach Filippo Pedol, che non si è mostrato molto soddisfatto per il livello di gioco offerto, e Walter Donà. È arrivata un'altra vittoria con il Rugby Azzano Decimo. Dicevamo la scorsa settimana che sulla carta era una partita abbastanza abbordabile, volevi però un certo tipo di punteggio, ancora non ci siamo da quel punto di vista. Purtroppo no, non ci siamo ancora da quel punto di vista. Abbiamo trovato un avversario che, come dicevamo sulla carta, era molto abbordabile, non siamo ancora riusciti a concretizzare abbastanza quello che produciamo. Produciamo tantissimo gioco, ma non realizziamo quanto produciamo. Nel primo tempo c'erano almeno altre 3 occasioni chiare da meta e non sappiamo sfruttare. Ci perdiamo troppo in queste piccole cose e su questo non sono molto soddisfatto, però stiamo lavorando per creare questo gruppo. Il gruppo è anche giovane, ci sono dei nuovi innesti e quindi cerchiamo di fare il meglio possibile. Comunque la classifica insomma parla a vostro favore in questo momento. Sì, la classifica è a nostro favore, dobbiamo ricordare che lo Jesolo, noi ne abbiamo giocate 5, lo Jesolo ne ha giocate solo 2 e adesso ha 4 partite una di seguito all'altra con 2 scontri abbastanza importanti. Vedremo adesso il risultato, noi siamo fermi 3 settimane praticamente, perché la prossima la giocheremo a metà dicembre e contro i Black Ducks, quindi adesso abbiamo l'occasione per lavorare su certi schemi e per portare al meglio la forma fisica di alcune persone che sono ancora un po' indietro. Quindi una sosta così lunga va a vostro vantaggio oppure no? Bah, diciamo che una sosta così lunga non è proprio un vantaggio, ci permette di poter lavorare in tranquillità, ci permette di poter curare certi aspetti, certi movimenti, però così lunga, comincia il freddo, qualcuno potrebbe anche pensare di stare a casa e cerco
che lo facciano il meno possibile. Sì, bisogna trovare la continuità, un gioco, un affiatamento nuovo dopo una retrocessione, gente nuova, dobbiamo rifare un gruppo nuovo e cercare di ritornare in C1, il nostro campionato dove siamo scesi. E cosa vi manca? Beh, la continuità e secondo me anche la... come fare ritrovare la meta, ritrovare i punti. Subiamo troppi punti, troppe mete e soprattutto dobbiamo cominciare a macinare il gioco e imporre il nostro gioco fino alla meta, perché abbiamo predominato su 4 partite, 3 partite e 2 ne abbiamo perse contro squadre che erano del nostro livello. Il gruppo è... non è proprio, non ha grandi numeri, stiamo cercando di un affiatamento nuovo e stringendo, stando accanto uno a uno bisogna stringersi e portare avanti il gruppo per i prossimi anni, per ricreare un gruppo che è solido, come negli anni scorsi. E adesso siamo lieti di ospitare nei nostri studi gli amici del club Scherma San Donà. Ci hanno raggiunto il presidente Luca Cecchinato e il direttore tecnico Massimo Datri. Luca, allora presidente, ci presenti questa società neonata peraltro in Riva al Piave, sorta sulle ceneri della precedente realtà schermistica della Sala d'Arme dell'Angelo. Il Club Scherma San Donà è sì una realtà nuova, essendo stata fondata nel 2013, ma raccoglie l'eredità schermistica sul territorio di una società di cui io stesso e Massimo Datri, mio collega qui presente, che è nata 8 anni fa. Il Club Scherma San Donà vanta un gruppo tecnico molto interessante, composto da 4 istruttori e maestri, e tra essi anche un ex campione del mondo della categoria Master, il maestro Galvan. Scherma a 360 gradi oppure vi siete specializzati in qualche arma specifica? Lo voglio chiedere a Massimo Datri. Allora, la scherma è una disciplina olimpica che si compone di 3 sottodiscipline, il fioretto, la spada e la sciabola. Nella nostra società noi insegniamo e consentiamo la pratica della scherma di fioretto e della scherma di spada. Consentiamo come politica aziendale di praticare uno sport così per divertimento, in modo, potremmo dire, alternativo all'andare in palestra, all'andare a giocare a tennis, quindi senza particolari velleità agonistiche, ma consentiamo, insegniamo e consentiamo ai nostri soci di fare anche una pratica di tipo agonistico, anche, dobbiamo dire, a un certo livello. Per esempio, tra le nostre socie abbiamo oggi in organico la vice campionessa italiana della categoria lieve di fioretto femminile. Poi a questo riguardo posso dire che ormai copriamo tutte le categorie diciamo agonistiche o preagonistiche anche, nel senso che partiamo dai bambini di 7-8 anni fino ad arrivare alle categorie master, e oggi i nostri atleti nei fine settimana corrono avanti e indietro per tutta Italia, sia a livello regionale ed interregionale che a livello nazionale. Torniamo al presidente Luca Cecchinato, ci vuole spiegare un po' quali sono i vostri obiettivi? Il Club Scherma San Donà nasce con l'obiettivo di diffondere la cultura schermistica nel territorio del Veneto orientale, tradizionalmente vuoto di scherma, vuoto di sale di scherma, essendo i poli, diciamo, più vicini quelli di Treviso e di Mestre. Chiaramente a partire dal territorio del San Donatese, ma con l'ambizione di arrivare, diciamo, fino alle zone limitrofe come Porto Gruaro, Caorle e tutto il territorio, diciamo, del Veneto orientale. La scherma può essere fatta conoscere fin dalla più tenera età, infatti abbiamo svolto e stiamo continuando a svolgere attività promozionali all'interno delle scuole elementari, e cerchiamo anche di avere un ruolo sociale. Stiamo cercando ad esempio di organizzare per questo Natale un bel torneo di scherma all'interno dell'ospedale di San Donà, nel reparto di pediatria, per far divertire un po' i bambini e far loro conoscere lo sport. E un atleta che volesse avvicinarsi a voi, dove vi può trovare e cosa deve fare?
Io mi rendo conto che la scherma sia uno sport poco noto e anche forse poco televisivo, è un po' difficile da capire. Gli italiani si accorgono della scherma quando ci sono le Olimpiadi, che di solito vengono vinte dagli atleti azzurri. Però la scherma è uno sport divertentissimo, lo vediamo nell'entusiasmo che hanno i nostri bambini, che è impossibile la sera mandare a casa. E quindi, come si diceva prima, per noi è molto importante il fatto che questi bambini comincino insieme, facciano gruppo, costituiscano una base perché ci possa essere il divertimento e il piacere di stare insieme, che poi per noi è la base essenziale per poter sperare di poter conseguire anche dei risultati anche sportivi in un immediato futuro. Dico questo perché nel momento in cui le persone si avvicinano, pensano di avvicinarsi alla scherma, c'è sempre un po' di difficoltà, non si capisce bene, apparentemente non è divertente perché non si ha la cultura del comprenderlo, insomma, perché come dicevo prima è poco televisivo. Questo, in qualche modo, questo è un po' un invito a venirla a conoscere e quindi venire anche a fare delle prove. Noi consentiamo alle persone che si avvicinano al nostro circolo di venire a guardare, fare delle prove che sono assolutamente gratuite almeno per 2 o 3 volte in modo tale da orientarsi e da capire se questo sport è uno sport che può fare per loro. E devo dire che le persone che si avvicinano in genere difficilmente tornano a casa senza il desiderio di continuare a fare scherma. Quindi poi per avere i contatti con il nostro club è sufficiente andare sulla nostra pagina Facebook piuttosto che sul nostro sito internet. Il nostro sito internet è www.clubschermasandona.it tutto attaccato, e lì ci sono delle informazioni sui nostri corsi, sulle nostre attività, sui nostri orari, e nella nostra pagina Facebook ci sono tutte le fotografie e tutte le notizie che consentono alle persone di capire anche un pochino l'atmosfera, che come ho detto è bellissima, e capire quello che troveranno quando verranno a trovarci. Bene, ringraziamo i nostri amici del Club Scherma San Donà, grazie a tutti voi anche per l'attenzione. Come al solito vi ricordo che per contattarci basta una mail all'indirizzo in sovraimpressione. Noi ci rivediamo tra 7 giorni, stessa ora e stesso canale. Kiros, produzione abbigliamento in pelle per le migliori grip, Armani collezione uomo, Moncler, Kenzo, Duvetica e molti altri. Kiros è il principale sostenitore della Fossaltese Calcio. Kiros, via del lavoro 4, Fossalta di Porto Gruaro. Il tuo veicolo industriale lo puoi trovare da GP Auto a Villotta di Chioms. GP Auto è l'azienda dinamica e giovane dove puoi trovare veicoli industriali di ogni genere, auto d'epoca ed occasione. Per il tuo veicolo, prima passa da GP Auto, uscita a 28 a Villotta di Chioms, Pordenone. GP Auto, telefono 0434 630 560. Prima passa da GP Auto. Vito Corvetta presenta Concord Auto a Concordia Sagittaria. Carrozzeria, servizio e riparazioni cristalli, noleggio auto e pulmini. Concord Auto, per qualsiasi problema, contattaci. Concord Auto è in via Fratelli Cervi 27 a Concordia Sagittaria. Telefono 0421 70 36 63. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Assinvest. Consulenze aziendali, promotori finanziari e previdenziali, addetti al settore assicurazioni, consulenze rischi a persone, servizi e consulenze sinistri. Assinvest, agente generale Leonardo Moretto. Assinvest è presente nel territorio portoguarese e limitrofo da quasi 40 anni. Diciamo che la nostra attività principale è quella nel segmento assicurativo e poi si è allargato anche all'attività finanziaria. Assinvest. In via Vivaldi 3, a Porto Gruaro, telefono 0421 27 32 58. CMC Venezia, personalizzazione e abbigliamento sportivo, abbigliamento promozionale, trofei per premiazioni. In via Alessandro Volta, a Torre di Mosto, telefono 0421 31 25 08. Abbigliamento sportivo personalizzato, CMC Venezia, sponsor Smack Our Le Basket.